Buonasera Calenda. Buonasera. Mazzo, come dita che c'avete qui? Lo so, scusi. Cioè non mi dita. Vabbè, buonasera. Buonasera Calenda. Ma riconosciuto? Ma sì, ma certo, sì. Cosa c'è? Vede che Twitter per piacicchiare funziona. Piacicchiare, piacicchiare. Ma sì, gliel'ho già spiegato. A me il 30-40% degli italiani non mi conosce. Sì, vabbè. Ma questo lo dico per trasparenza. No, va bene, va bene, va bene. Però pare che io piacicchi. È vero, a suo dire lei piacicchia, ecco. Ora, come si alimenta il piacicchiamento? Non lo so, ma... Sì, vabbè. Parliamoci chiaro. Come lo alimento il piacicchiamento? Ma non è necessario adesso... Cos'è? Ha la febbre. No, come diceva... come lo alimento il piacicchiamento? Ecco, non so, con dei contenuti politici. Magari Eccoli. Forse Scalfarotto. Ah, perché Scalfarotto ha contenuti politici. Aspetta, me è Kennedy. Addirittura. Per trasparenza, sì. Piacicchia meno, ma sul fronte dei contenuti sì. È gigante. Sto piacicchiare proprio no, per... No, chiariamoci. Io sto piacicchiamento, sto sì. Alimentando il piacicchiamento. Ma non è necessario, il piacicchiamento non è una e dota. E come lo... Oh, mamma mia. Oh, come salute. Lo alimento il piacicchiamento? Ecco, come alimenta questo piacicchiamento? Col tuffetto nel laghetto. Appunto, sì sì. Solo che? Solo che? Cosa c'è? Ecco là. Cosa 38 c'è? E 8. Ma guardi, infatti... Sono sotto antibiotici da 3 giorni. Aia. No, ma che aia? Tenga presente che siamo europei, nato grazie all'ernia del disco. Sì, è vero, infatti. 2 settimane bloccata a letto col cortisone. È vero, abbiamo sentito. Io ho partorito, siamo europei. È vero, abbiamo... Momenti che mi parta un focolaio, minimo sono 15 giorni di antibiotico. E quindi? Magari mi viene in mente pure un contenuto, no? Lei dice speriamo dell'antibiotico, ma non è possibile. Non è un buon punto di partenza per costruire una piattaforma politica. Ma... Difficile, difficile. Anche difficile. No, me lo dico per trasparenza. No, va bene. No, però tra l'altro guardi che questa foto, no, ai suoi follower non è piaciuta. Aia. Non è piaciuta. No. E questi sono cazzi. Beh, insomma, adesso non è che... No, perché se mi traballa il piacicchiamento sono fottuto. Ma lasci stare il piacicchiamento, non... Ma che era, il costume nero? No. Dà fastidio al cigno? No. Il cigno fa casta? Ma no. Ah, vedi sto cigno? Pussa via, ma non è il cigno, il cigno, Calenda. La accusano di essere andato sul terreno dei sovranisti, no? Cioè, di aver ammiccato alla destra. Ma guardi che la cosa che ho postato era ironica. Ironica? No, esatto, ma scusi, per esempio l'apertura Guido Crosetto però non sembrava tanto ironica. Guido Crosetto è di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è bello, no? No, beh, essere insomma... tutti fratelli di un'unica nazione. No, ma il nome... Salute, allora non è il nome, che Fratelli d'Italia è di destra. Peccato, cazzo, era una bella idea. Ho capito, mi spiace deludere. Pensavo il giornalista ha twittato e io mi sono buttato, no? Perché io lo dico in totale Confindustria. Si dice Confindustria. Io le idee le piglio pure dal cestone, tutta 1 euro. Ho capito, ma questo va bene. Però Crosetto appunto è Fratelli d'Italia, ma tra l'altro è destra. Allora, io gliel'ho già detto, no? De politica non ci capisco niente. Ma è un peccato, cioè, perché... politicamente Crosetto rispetto a me è Michelangelo. Per dire. Sono quello che strappa i biglietti alla Cappella Sistina, no? Vabbè, no, ma... Per essere chiaro. Però se vogliamo dirla tutta... La destra durante il ventennio. Occhio. Ce n'ha avute le idee, ammazza se ce n'ha avute. Cioè Mussolini, sì. Per esempio, ha fatto Cinecittà. Ma ho capito, però non noi a sinistra a livello di Cina abbiamo prodotto Veltroni. Ho capito, ma però non è un paragone adesso. Che regge. No, scusi, Criticabile quanto si vuole. No, ma come criticabile? Criticabile se non ti vuole, ma 1-0 per Benitone. No, Benitone non e poi, si può sentire. Crosetto. No. Ho chiesto in giro. Qualcuno lo conosce. Ma sì. A me invece non mi conosce un cazzo di nessuno. Ma questo è un problema suo. Io quando ce lo la dice? Domenica porto le pastarelle a mia madre. Mi dà la mancia perché mi prende per il ragazzo delle consegne. Ma sta male, vede che okay. Sta male. Ma povero, mi spiace. Faccio tenerezza. Ma guardi, un po' sì, E vai, sì. Dai. Ma come vai? Si augura di star male? Tenga presente che ho recitato nel libro Cuore. È vero, da bambino, sì. Facevo bottini. Sì, è mica cazzi. Vabbè, ho capito. Io nel compatimento ci sguazzo. Nel compatimento ci sguazza, però non capisco cosa sta dicendo. No, perché stavo pensando, se dovesse traballare il fatto che io piacicchio... Ma lasci stare sto piacicchio. Ci affronto il piano B. Cioè? Fare pena. No. Andrea Zalone!